Tra giovedì e venerdì prossimo inizierà in provincia di Teramo lo screening di massa, 300.000 persone da testare, 40.000 già i tamponi pronti. Ad annunciarlo è l'ASL di Teramo. L'organizzazione sarà demandata principalmente alla Protezione Civile e ai sindaci. I primi luoghi che saranno utilizzati saranno i drive-in già operativi in questo momento. Direttore, quando cominciamo e come si comincerà? Adesso insieme ai sindaci andremo a concordare le modalità in cui inizieremo con questa quantità di circa 30-40 mila tamponi residui dell'Aquila e come inizieremo nel nostro territorio per poterli realizzare. Perché come ben sapete, ed è fondamentale questo, che il supporto, tutta la gestione la curerà la Protezione Civile con il supporto dei sindaci e la ASL che sta, noi abbiamo il ruolo appunto abbiamo coinvolto tutti gli ordini professionali per il reperimento del personale sanitario necessario per l'effettuazione dei tamponi e dobbiamo gestire la raccolta dei rifiuti speciali. Il resto è un'organizzazione che va fatta in stretta sinergia con sindaci e Protezione Civile. Ciascun sindaco per il proprio comune dovrà provvedere all'individuazione dei luoghi idonei. Noi metteremo a disposizione i drive-in, tutte le postazioni drive-in test dislocate sul territorio e le altre postazioni dovranno essere individuate appunto dai sindaci. Determinanti nell'organizzazione dello screening di massa i sindaci del territorio. Intanto la Protezione Civile in questi ultimi giorni, grazie ai test eseguiti, ha scovato in provincia di Teramo 280 sintomatici, 280 bombe sanitarie poste subito in quarantena. Ma come fare a convincere la popolazione a sottoporsi ai tamponi? Bisognerà fare una campagna di sensibilizzazione davvero penetrante, perché bisogna far capire ai cittadini che fare questo tampone è una cosa utile per la persona, è utile per tutto il territorio, per la cittadinanza, perché serve appunto a fare uno screen di massa dei Covid positivi, gente asintomatica che magari ha il Covid ma non sa di averlo.